Nuovo appuntamento con l'informazione a Tele Friuli, a voi la linea, il nostro contenitore, gli approfondimenti che arrivano da tutto il territorio regionale. 14° congresso Fineal WIL a Corno di Rosazzo, occasione di confronto sui temi dell'edilizia e dell'arredo casa. L'ha seguito per noi Isabella Gregorato assieme a Paolo Bassi. Allora il collegamento. Gli anni della pandemia hanno portato a una ripresa del settore legno arredo, ma qual è la situazione in generale della nostra regione? Ne parliamo con Massimo Minen, segretario generale della Fineal WIL, che oggi a Corno di Rosazzo tiene appunto il suo 14° congresso. Allora, il settore del legno, della casa, dell'arredamento ha avuto una ripresa sostenuta, anche inaspettatamente dopo la pandemia, perché si temeva un crollo come conseguenza appunto della pandemia. Invece non è stato così, c'è stata una ripresa, una forte richiesta soprattutto dell'arredamento casa, a conseguenza appunto del fatto che le persone sono state più a casa forse. E per tutto il 2021 si è chiuso con risultati sicuramente importanti per tutte le aziende. È andata così anche per i primi mesi del 2022. Adesso temiamo qualche rallentamento invece per l'ultima parte dell'anno, perché per tutta una serie di motivi. Gioie e dolori invece per quanto riguarda il settore costruzioni, perché in alcuni casi non si trovano le ditte in grado di prendersi gli appalti. Il bonus serve e non serve? Il bonus ha drogato un po' tutto il settore? Allora, intanto secondo me bisogna dire che se non avessimo avuto i bonus non avremmo avuto una ripresa del settore dell'edilizia, e questo perciò hanno fatto sicuramente bene al settore. È chiaro che tutti questi finanziamenti, tutta questa richiesta in un tempo così breve ha portato una serie di distorsioni. Una, chiaramente, l'apertura di partite IVA, di gente che non è strutturata per fare per l'impresa edile. Invece anche il fatto che appunto non ci sono sufficienti imprese e dipendenti per riuscire a dare le risposte a quella che è la richiesta. Ecco, in effetti le problematiche stanno proprio nella ricerca anche di personale preparato. Se un tempo accorrevano le persone per trovare occupazione, adesso invece il settore non trova manodopera specializzata. Sì, assolutamente così, perché per la crisi il settore non è stato più attrattivo. Probabilmente anche il tasso scolastico, che si è alzato molto, chiaramente crea delle aspettative giustamente nei giovani. È chiaro che forse dovremmo rivedere anche le politiche di accoglienza, perché se non troviamo sufficienti, e abbiamo provato a farlo anche sul territorio, con la regione, con i centri per l'impiego, se non troviamo sufficiente risposta nel nostro paese, è chiaro che dovremmo rivedere forse il tema dell'accoglienza e vedere se possiamo importare quella manodopera che serve. E i giovani non rispondono, perché voi avete cercato di coinvolgere i giovani disoccupati? Sì, noi abbiamo provato, cercando di coinvolgere la regione, i centri per l'impiego, abbiamo provato a fare anche un recruiting day, abbiamo raccolto quelle che erano le richieste delle imprese per le figure che servivano. Abbiamo fatto appunto questi recruiting day dove abbiamo cercato di coinvolgere disoccupati, ma la risposta è stata molto debole, purtroppo è stata debole, perché non avevano le caratteristiche per ricoprire quel tipo di ruolo, ma anche si sono presentati veramente in pochi. Questo è un peccato, da qui la valutazione anche forse di rivedere, come si diceva prima, le politiche dell'accoglienza. Tempo di bilanci musicali, incontro questa mattina in prefettura Udine per fare il punto sulla grande due giorni della Giova Beach Party, l'evento che è andato in onda a Lignano Sabbiadore, che lo scorso weekend ha visto, pensate, 60.000 persone nella località balneare friulana. Un grande successo sia per gli organizzatori che per quanto riguarda le forze dell'ordine. Il servizio. Signor Prefetto, un successo sancito dai numeri, un'organizzazione che è stata molto complessa. Molto complessa, l'avevamo previsto, e esordio poi di questi grossi eventi qui da noi, ed è stato un ottimo esordio. Intanto abbiamo rispettato l'ambiente, che è una cosa su cui tante componenti si sono anche sollecitate in altri territori. Forze dell'ordine hanno fatto un grandissimo lavoro, Vigili del Fuoco, l'organizzazione è stata veramente ottima, quindi quello che dico sempre è stato ribadito anche qua, l'interazione tra diciamo, organizzazione e soggetti pubblici, in primis ovviamente il Comune e i Vigili del Fuoco, hanno dato un contributo fondamentale.
L'altra cosa importante è che non sono state create situazioni di suddivisione all'interno dell'area, è stato ben delimitato anche grazie all'apporto della Guardia Costiera la possibilità di non far entrare gente via mare e poi non sono state create appunto suddivisioni rigide all'interno dell'area. L'altra cosa importante che è stata anche funzionale è la creazione di un punto di riferimento, una specie di sala operativa abbastanza vicina all'evento in maniera da controllare tutte le situazioni di eventuale criticità. I numeri li abbiamo ribaditi ma sono stati anche in qualche maniera verificati, parliamo di 60.000 complessivi su 2 giorni, quindi un evento importante ma che comunque è stato ben contabilizzato. Questo è un evento, anzi proprio un evento più che un concerto, perché è stata una 2 giorni molto impegnativa che in realtà ha fatto scuola in Italia, perché più di qualcuno adesso si baserà su quello che è stato fatto qui. Beh sì, fare le date zero c'ha una serie di svantaggi, ma c'è il grande vantaggio che poi se le cose vanno bene qua rendono anche il tour nelle altre parti d'Italia un po' più semplice, perché una serie di aspetti che sono stati viscerati in questi ultimi 2 mesi, qua assieme alla prefettura e alla questura di Udine, ai Vigili del Fuoco e a tutti gli atleti coinvolti, sono stati fondamentali per l'ottima riuscita della manifestazione. Alcuni anni fa abbiamo commissionato all'Università degli Studi di Udine una quantificazione dell'impatto economico delle date zero sulla città di Lignano. Insomma, i dati sono stati molto confortanti perché hanno calcolato circa una media di spesa di circa 200 euro per persona in spesa nella nostra regione. Questo credo sia un elemento fondamentale per tutti e quindi credo che sia giusto continuare in questa direzione. Ecco, eventi così grandi come quello di Lignano, si è parlato in questo momento del 70.000 attesi per i Maneskin a Roma, portano alta l'attenzione però sul Covid, ma chiusure in questo momento per voi sarebbero devastanti. Ma siamo stati chiusi 2 anni, abbiamo pedissequamente rispettato tutte le norme e anche in questo momento chiediamo che con le norme cogenti noi possiamo fare concerti. Ovviamente l'attenzione deve essere molto alta perché è un interesse generale affinché le cose vadano bene, ma che credo che insomma all'aperto, magari anche con l'uso delle mascherine, perché no, insomma, però insomma, è giusto che gli eventi si facciano come tutto il resto, bisognerà imparare anche forse a convivere con questa malattia. Da un successo musicale all'altro, il popolo friulano è stato tra i primi a capire la mia musica e per questo sono tornato in Friuli Venezia Giulia, esordito così Zucchero ieri sera salutando i 5.000 fan, spettatori che hanno raggiunto Palmanova per la sua esibizione live, un grande successo in Piazza Grande dall'ultimo suo concerto in Friuli che risaliva a 9 anni fa. Alexis Sabot. Questo pubblico, questo popolo fin dall'inizio è stato uno dei primi che ha cominciato a capire qualcosa della mia musica, nel senso che mi arrivavano, non so cosa succede, mi arrivavano delle notizie dalla casa discografica, guarda che quella zona lì, tra Udine e Palmanova, quella zona lì, insomma, stai funzionando. Ci deve essere qualcosa che non va. Quindi, a parte questo, noi siamo in tour ormai da 4 mesi. Grazie. Con tutte le problematiche che voi sapete, Covid, non Covid, tamponi, non tamponi, che due marone. E devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla. Inferno, paradiso dentro di te, marino, sole, guarda come brilla. A distanza di 9 anni dall'ultimo concerto in Friuli, a Villa Manini, il bluesman italiano più famoso al mondo, il grande Zucchero, ha scatenato il pubblico di Palmanova nel concerto evento ieri sera in Piazza Grande. Una festa per 5.000 fan.
sembrava un grandissimo teatro a cielo aperto. Sicuramente era la più attesa dell'estate italiana, perché la tournée di Zucchero comunque muove sempre un interesse grandissimo. Ma con i confronti fra i tanti operatori qui non ci ricordavamo tante sedie in piazza. Quindi potrebbe essere veramente un record di questa conformazione di spettacolo. Ovviamente siamo felicissimi. Doppio appuntamento estivo per la Ceghedaccio Symphony Orchestra Friuli Venezia Giulia. Si esibirà il 15 luglio alle 21 al Castello di San Giusto a Trieste e il 21 luglio, sempre alle 21, al Castello Sforzesco di Milano. Protagonisti saranno la musica, lo stile e le emozioni degli anni 70 e 80. Ne parliamo con l'organizzatore Renato Pontoni. Il progetto ha riscosso molto successo in Friuli e a Udine. Adesso la Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG esce dai teatri per raggiungere il pubblico in due location davvero particolari. Quali sono? Sono veramente particolari, perché una è il Castello di San Giusto a Trieste il 15 di luglio e la settimana dopo, il 21, giovedì, siamo niente po' di meno che al Castello Sforzesco di Milano, nel Piazzale delle Armi, e quindi per noi è toccare il cielo con due dita, uno a Trieste e uno a Milano. Segno che evidentemente questo spettacolo e il progetto che c'è dietro è stato apprezzato. Eh sì, è stato apprezzato, perché questo tipo di progetto è unico nel suo genere, perché più di 30 musicisti e cantanti, cantare e suonare la musica degli anni 70-80 riarrangiate in una maniera talmente importante da Dennis Feletto, hanno portato bene, ci hanno visti attraverso i video e ci hanno voluti, e quindi per noi è soddisfazione. Ricordiamo com'è strutturato questo spettacolo. È un'orchestra da 32-33 elementi, con la sezione fiati, la sezione archi, la ritmica, i cantanti, i cori, su un progetto nato da noi, da me, da Carlo e da Renato Pontoni, che poi è andato prima al Teatro Giovanni da Udine due volte, poi è stato a Lignano Sabbiadoro l'anno scorso e quest'anno, appunto, come dicevamo, va prima a Trieste il 15 luglio e poi il 21 a Milano al Castello Sforzesco, in una serata che speriamo emozionerà tutti. Che cosa aggiungono allora queste due particolari cornici allo spettacolo? Beh, aggiungo intanto gli effetti pirotecnici che faremo all'interno dello spettacolo stesso, ma l'emozione di tutti questi musicisti che vengono da qua e che si trasferiscono prima di qua e poi di là, insomma anche a Milano, non è proprio dietro l'angolo per noi, è motivo di grande soddisfazione. Per loro è una grande emozione, sono tutti professionisti friulani e per noi è veramente dire grazie a loro, ma dire grazie a tutto il pubblico che verrà a seguirci. Come si fa per acquistare i biglietti? Biglietti ci sono due modi: c'è Viva Ticket, che è un circuito nazionale dove uno entra, clicca Ceghedaccio e vengono fuori le due date, oppure per Trieste c'è Ticket Point e per Milano c'è Mail Ticket. Riuscite a garantire sempre prezzi popolari? Sì, sempre prezzi popolari, il nostro mood è questo, partiamo dai 15 euro andando in su, quindi uno può scegliere di andare dove vuole, credo che sia un prezzo veramente popolare. E con la Ceghedaccio FVG Orchestra termina qui l'appuntamento di A Voi la Linea. Ci rivedremo nei prossimi appuntamenti con l'informazione qui su Telefriuli. Buon pranzo a tutti.